corpo non ancora completamente sotterrato. Disprezzo totalmente le vostre azioni. Si è scatenata l'apocalisse. Ciao, Volpe. Buonasera. Quando si è qui è come un film in bianco e nero che passa. Mi dispiace veramente tantissimo per quello che ho fatto. A voi non vi perdonerà neanche Satana in persona, perché avete tradito anche lui. Gennaio 1998. Fabio Tollis, 16 anni, e Chiara Marino, 19 anni, vengono uccisi nel bosco di Somma Lombardo. Le armi del delitto sono due coltelli e una mazzetta da carpentieri. Gli assassini sono tutti coetanei. Mario Maccioni, il migliore amico di Fabio Tollis, Nicola Sapone e Andrea Volpe. Tollis ha combattuto veramente tanto, più che ha combattuto la resistenza che aveva, penso sia la voglia di vivere che aveva comunque. I tre seppelliscono nel bosco i corpi di Fabio e Chiara in una fossa profonda 2 metri. E lei sembra... è rimasta solo la fossa. Prima di seppellirlo definitivamente l'ho ricomposto in una bara bianca. Con l'aiuto di un infermiere e del silicone ho ricomposto lo scheletro, ci ho messo su il suo chiodo, le scarpe, i pantaloni, la camicia e poi le abbiamo chiuso con dentro una coroncina del rosario, una foto di Chiara. È un'immagine di Padre Pio. Tutti i ragazzi fanno parte di una sedicente setta, le Bestie di Satana, insieme a Marco Zampollo, Paolo Leoni, Massimo Magni, Eros Monterosso, Andrea Bontani, Pietro Guerrieri. Ecco, questo è lui. Il padre di Fabio, Michele Tollis, ruspista pugliese, emigrato da giovane in Lombardia, per 6 anni indaga senza sosta sulla scomparsa del figlio. Si mimetizza tra i giovani metallari, cerca di coinvolgere gli altri genitori, sollecita le forze dell'ordine, si rivolge ai media. Inutilmente. Dei ragazzi non c'è traccia. Ma Michele Tollis non molla e continua a indagare da solo. Ecco, naturalmente queste sono le magliette che ha utilizzato il sottoscritto per travestirsi da metallaro. Cioè andavo in tasca con la denuncia di scomparsa e gliela facevo vedere, gli spiegavo il perché ero lì ed è ovvio che mi ripeto, caccia agli spettri. Adesso è diventato un po' il culto dei morti questa casa qui. Devo rimproverare una cosa, quella sì, che insomma l'ho messo al mondo, l'ho cresciuto, l'ho educato e non sono stato di proteggerlo, no? In grado di proteggerlo nel momento giusto. Settembre 1998, 8 mesi dopo l'omicidio di Fabio e Chiara. Gli assassini hanno paura di essere scoperti e decidono di eliminare chi non dà garanzie di segretezza. Il primo a essere condannato a morte è Andrea Bontani. Se non lo fai tu, lo facciamo noi. Per cui... penso sia stata forte la paura piuttosto che passare dalle nostre mani, ha preferito uccidersi da solo comunque. Il 21 settembre Andrea Bontade si toglie la vita lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro un muro. Natale 2003, 5 anni dopo l'omicidio di Fabio e Chiara,
scatta una seconda condanna a morte. Mariangela Pezzotta, 27 anni, ex fidanzata di Andrea Volpe. La setta decide che dovrà essere proprio lui a eseguire la condanna. Il 24 gennaio 2004. Alle 23, la vittima raggiunge lo chalet di Gola Secca, dove vivono Andrea Volpe e la sua nuova fidanzata, Elisabetta Ballarin, 18 anni. Anche lei da qualche tempo partecipa ai riti satanici. I tre ragazzi bevono insieme un bicchiere di vino. Poi Andrea Volpe spara al volto di Mariangela Pezzotta. La pistola ce l'avevo puntata... L'avevo puntata lì, io non sono stato a pensare dove sparargli o non sparargli. In quel momento era in linea, puntata in linea col volto, e io ho premuto il grilletto e sparato. Dopo 30 minuti arriva Nicola Sapone, uno dei capi della setta. Mentre sotterrano il corpo nella serra dello chalet, Elisabetta Ballarini si accorge che Mariangela respira ancora. Nicola Sapone la finisce a badilate sulla testa. A questo punto Sapone se ne va, mentre Andrea Volpe e Elisabetta Ballarin tentano di far precipitare la macchina di Mariangela dalla diga Villoresi, ma non ci riescono. Elisabetta Ballarin ha un collasso. Andrea Volpe è in preda al panico. È l'alba quando i carabinieri di Somma Lombardo lo trovano che vaga alla periferia del paese. Semisepolta in una serra, il corpo non ancora completo. La sera, il telegiornale dà la notizia dell'omicidio di Mariangela Pezzotta. Michele Tollis, il padre di Fabio, è davanti alla televisione. L'ha uccisa con un colpo. Sono trascorsi 6 anni e 7 giorni dalla scomparsa del figlio. Il suo ex fidanzato Andrea Volpe. Seguo questo telegiornale e nei fatti di cronaca sento che a Somma Lombardo è stata ammazzata una ragazza, certa Mariangela Pezzotta, e sono stati fermati, perché io l'ho sentito sabato sera, erano stati fermati la mattina, erano stati trovati, e sono stati fermati e sono piantonati in ospedale Andrea Volpe ed Elisabetta Ballarin. Il nome Volpe mi fulmina. Andrea Volpe è un adepto della setta su cui ha indagato Michele Tollis. Per questo, quando sente il suo nome al telegiornale, ha un'illuminazione e ricorda una sera di molti anni prima al Midnight Pub. Andrea Volpe, che era seduto proprio in fianco a me sul lato sinistro, stavamo bevendo una birra pagata dal sottoscritto lì al pub Midnight. Volpe si lascia scappare una frase che resterà stampata per sempre nella mia testa, e poi sarà la frase che collegherà un po' la situazione, e mi dice: signor Tollis, noi per aiutare lei non possiamo rovinarci noi. Si ripete due volte il noi, però io in quel momento lì l'avevo intesa come che ci fosse qualcun altro, qualche santone che avesse sotto controllo Fabio e Chiara, e per cui loro non potevano tradire, cioè non potevano dirmi dove era, e poi insomma sarebbero andati di mezzo anche loro, diciamo, però sicuramente non certo a livello di omicidio. Con l'aiuto di Michele Tollis e delle sue ricerche, tutti i componenti della setta vengono arrestati. Ecco, diciamo che qui praticamente le ultime radure a Prato. Da questo momento in poi il bosco è semplicemente vergine e fitto. Andrea Volpe decide di collaborare e guida gli inquirenti fino alla fossa dove sono nascosti i corpi di Fabio e Chiara. Ecco, io quando vengo qui, come dire, ho la sensazione di sentirmi più vicino a mio figlio, anche se ho la matematica certezza che non c'è più. Le due convinzioni ferree che avevo era che
i componenti che risulteranno adepti della setta delle bestie di Satana mi avrebbero portato prima o poi da Fabio e Chiara, e l'altra convinzione era quella che Fabio e Chiara, nel bene o nel male, erano insieme. Principalmente l'obiettivo era far del male in tutte le maniere più possibili e immaginabili, dalle piccole cose poi ad arrivare alle grandi cose, riunioni, su come poi appuntamenti in luoghi per celebrare messe nere comunque e rituali. Sono state fatte delle torture anche su, chiamiamole così, torture su delle persone, comunque con tagli, spegnimenti di sigarette, botte sulla testa, chi più ne ha poi più ne metta. Poi violenze psicologiche, comunque, fino a poi arrivare a decidere di uccidere, perché lo scopo fondamentale era quello, arrivare a commettere sacrificio umano. Cioè, l'obiettivo principale dove si voleva arrivare all'interno di questa setta era proprio questo, cioè arrivare al massimo a fare il sacrificio umano. Quando si è qui è come un film in bianco e in nero che passa, anche se, ripeto, non eravamo qui, ma si può facilmente immaginare quello che è accaduto quella notte qui. Le urla, l'accanimento, seppellirli così sommariamente, occultarli, nasconderli per sempre, avrebbe dovuto essere il delitto perfetto, come hanno confessato. Ti dà l'impressione che se non ci fossero gli alberi saresti schiacciato dal peso del cielo lì per terra. Mi veniva molto più facile far del male anziché far del bene verso le altre persone, tutto quello che mi stava attorno. Ci stavo anche bene comunque nel farlo, cioè nel provocare del male. Non posso negare che mi ha dato anche del piacere, perché a me me l'ha dato e anche agli altri che hanno fatto parte di questa setta qua. Ma perché ti senti forte, potente comunque nel schiacciare le persone, metterle in situazioni che fanno quello che tu dici, comunque, che stanno ai tuoi ordini, alle tue decisioni. Sapere che le persone hanno paura di te, comunque, questo ti dà piacere. Dalle loro confessioni, perché il tutto è stato ricostruito in base alle loro confessioni, alle confessioni dei pentiti, dei rei confessi. Ultimo colpo di grazia, il sapone che salta dentro nella buca, dice: lasciate fare, il tecnico sono io. E li sgozza. Il massiccio facciale di Fabio è stato letteralmente frantumato, inesistente insomma. Invece Chiara è integra, ma però con varie scalfiture sulle braccia, sull'avambraccio, addirittura un dito della mano staccato di netto. Un macello. Quando poi ti ritrovi dentro è anche difficile distaccarti comunque. Più tempo passa, più le vivi sulla tua pelle queste cose qua, e più ti entrano dentro. Sembra che ti devi alimentare di questa cosa qua. Fabio ha voluto proteggerla fino all'ultimo, ce l'aveva in braccio, lui sotto spallato sul fondo, e Chiara ce l'aveva rannicchiata in braccio. È come dire, un ultimo tentativo di protezione nei confronti di Chiara. Ecco, lasciatemela interpretare così.
una volta entrato non si può più uscire solo da morti, si può uscire fuori da questa setta. Fabio era nato il 31 maggio dell'81. Oggi avrebbe 24 anni e aveva le capacità di un grande. Aveva. Credo che nel suo campo, il campo che aveva scelto, è stato tragicamente maledetto per lui, però se sarebbe riuscito, diciamo, a svincolarsi da quel gruppo, sicuramente sarebbe diventato qualcuno. La scusa che noi abbiamo usato era che dovevamo andare lì per fare un rituale, comunque. Era questa la scusa, che un rituale con delle prove, delle tante famigerate prove da fare, comunque, che si faceva all'interno. Abbiamo usato questa qui come scusa. Io ho parlato poco, perché comunque ero preso dai miei pensieri, da quello che dovevo fare, comunque, e che stavo per fare. E comunque è un passo, è una scelta che fai nella tua vita, che ti segna e ti porterai dentro per tutta la tua vita, comunque. Mentre dietro il sapone rideva e scherzava con l'amarino e col maccione, proprio penso per sdrammatizzare un po' la situazione, comunque, perché il Tollis era seduto davanti a fianco a me. Lui ha parlato poco, più che altro ero assorto nei miei pensieri, carico di adrenalina, quello sì, molto carico di adrenalina. Noi eravamo una famiglia felice fino alla sua scomparsa, non ricca, non ci mancava niente, però eravamo felici, non avevamo problemi in famiglia di nessun genere. E invece da quel momento lì si è scatenata l'apocalisse. Ecco, una considerazione. Al di là di tutto, un adolescente, 16 anni appena compiuti, va via un sabato pomeriggio con gli amici cosiddetti. Ciao ciao, mangerò la pizza con gli amici stasera. C'è stata una frase del Tollis che me la ricordo ancora, un attimo prima che ci siamo fermati, prima di entrare nei boschi, che gli ha detto al sapone, una frase del genere: mi sento che devo morire stasera. Perché comunque penso che questa frase sia arrivata perché quando noi siamo entrati nei boschi, siamo partiti, il Tollis sapeva che la Marino doveva morire. Lui doveva partecipare a questo omicidio della Marino, però non sapeva che comunque noi avevamo deciso di ammazzare anche lui. Riuscirò a riportarlo a casa e a seppellirlo cristianamente soltanto 6 anni e mezzo dopo, a pezzi, i resti, non lui, e in due fasi distinte, perché il RIS, l'Istituto di Medicina Legale, il RIS di Parma, avevano trattenuto una tibia per poter accertare l'identità anche attraverso il DNA, e poi quest'anno, mese di giugno, mi è stata riconsegnata la tibia
che per legge abbiamo dovuto seppellirlo nello stesso posto. Avevo il mio pugnale, il sapone aveva il suo e Mazzone aveva una mazzetta da carpentiera. Il sapone è stato il primo a partire sulla Marino. E io il Mazzone sul Tollis comunque. Vedi tutto nero, c'è solo davanti quello che devi fare e che stai per fare, comunque non senti neanche, io non sentivo neanche più le voci dei miei coimputati, sentivo soltanto le urla e comunque quello che avevo in mente, cioè avevo a fianco a me il nero, dovevo mettere quel lasso di tempo che non so neanche quanto sia durato, io sono stato una furia, come sono stati gli altri miei coimputati comunque. Una volta che parti e metti in moto questo motore qua, non ti fermi più. Eravamo assolutamente lucidi. Nessuno aveva bevuto, nessuno aveva assunto nessun tipo di droga. Per un adolescente ogni cosa che tocca, che fa, che pensa non è un'esperienza già vissuta precedentemente, è tutta una novità. E pertanto non è, come dire, attento, guardingo, come lo sarebbe un adulto. Questo gli ha giocato un brutto scherzo, bruttissimo scherzo. Ciao figliolo. E poi sono tornato a casa io dai miei genitori. Mi sono lavato, ho mangiato e ho dormito. Ho dormito tranquillamente. Buonasera. Capisci che questo è un momento molto delicato, vero? Capisco. A suo tempo ti avevo definito Charliero un po' bauscia.
Sentiamo un po', se hai qualche cosa in particolare da dirmi. Niente di particolare, l'unica cosa che posso dire è che mi dispiace veramente tantissimo per quello che ho fatto. E l'unica cosa che posso chiedere, se mai un giorno potrà perdonarmi, queste qua sono le uniche cose che posso dire, perché per il resto non riesco a dire nient'altro per quello che ho fatto. Sì, anche perché che hai già detto di tutto e di più, però io volevo sapere una cosa da te, se è possibile. Tieni presente che io comunque sia ti ho ritenuto veritiero, ho difeso perfino la tua versione, perché il mio interesse era quello di portare tutti nel posto in cui ci trovano adesso, nessuno escluso. Ma perché avete scelto proprio Fabio? Chi o cosa ha scatenato la tragedia, la strage? Le motivazioni sono quelle che comunque ho già detto in tribunale, comunque sono quelle lì le motivazioni. Chi è stato a fare il nome di Fabio? Scegliamo Fabio per questo, perché Fabio, dopo tutto, anche se era quello che era, un ragazzotto appena, però qualcuno deve aver deciso. Ma si è deciso tutti quanti, comunque abbiamo deciso quello che è successo. Comunque ti rendi conto davvero che avete scatenato l'Apocalisse, non per citare la Bibbia. Cioè voi avete scatenato odio, rancore. Per le vostre azioni sono state versate fiumi di lacrime e di sangue. Capisco io. E che tu adesso hai chiesto perdono. Questa trasmissione andrà in pubblico. Io come uomo retto, corretto e di giustizia, prendo atto di questo che l'hai chiesto, ma che tu ti aspetti da me che io ti perdono così su due piedi nel modo più assoluto, è probabile che più avanti ti prenda in considerazione, sicuramente, perché sono cose che non si dimenticano, finché campo me lo ricorderò sempre io e sicuramente anche te. Non è escluso che un domani, credo molto lontano, ti anticipo, io ripensi a questa tua richiesta sicuramente, ed è probabile che te ne darò riscontro se il Padre Eterno mi lascia campare sicuramente. Ecco, adesso invece, per quanto concerne Michele Tollis, padre di Fabio, riconfermo il fatto che non nutro odio e rancore nei confronti di nessuno, perché anche voi a vostro tempo lo siete ancora tuttora, siete vittime della vostra stessa filosofia satanica, sicuramente. Siete anche voi vittime, però al momento attuale state scontando le conseguenze, avete tutto il tempo per riflettere su ciò che avete fatto e pentirvi delle azioni che avete commesse, perché sono le più gravi che possono esistere. C'è un sacrificio satanico, sacrificare una persona e poi di conseguenza anche le altre a Satana. E due in una volta sola, avete infierito con ferocia, determinazione, non gli avete dato nessuna possibilità di scampo, li avete portati in un bosco, all'interno del bosco di 1,5 chilometri circa, cioè nessuno poteva sentire le loro urla. Questo è estremamente grave e io per l'appunto ti porto il messaggio di quelle quattro mamme che hanno consumato i marciapiedi andare avanti e indietro al cimitero. Cioè loro non vi perdoneranno mai, mai. Per quanto mi riguarda, te l'ho detto prima, ma come padre di Fabio, per quello che avete commesso, disprezzo totalmente le vostre azioni, su che cosa avete fatto, come l'avete fatto, su chi l'avete fatto e perché l'avete fatto. Disprezzo totalmente,
e pertanto come padre di Fabio mi sento autorizzato a dirti che anche da parte mia il perdono né tu e questo vale anche per tutti quanti gli altri non ci sarà mai per quello che ci avete fatto. La mia soddisfazione tra parentesi è solo quella di aver contribuito attivamente a fermarvi, perché nella tagliola sei incappato solo tu con l'omicidio della Mariangela in mano ancora caldo, però gli altri ce li ho trascinati dentro io. Io spero tanto davvero che per parecchi anni voi non siate in circolazione, perché siete delle persone, vi considero ancora persone pericolose da lasciare in giro, perché voi non avete commesso un omicidio, un reato di lieve entità e così per caso. Voi avete premeditato tutto quanto, l'avete messo in atto, l'avete eseguito, avete occultato. Pertanto ho apprezzato questo tuo coraggio sicuramente a incontrarmi, e io non mi sono sottratto quando l'hanno proposto, perché volevo guardarti in faccia, guardarti negli occhi, vedere il tuo pentimento. Lo spettro di Fabio è chiaro, vi perseguiterà in eterno, sappiatelo, perché Fabio era un bravo ragazzo. Fabio non era come voi, altrimenti se Fabio era come voi non sarebbe lì nel cimitero di Cologno Monzese seppellito. Come posso dire, io non ho avuto sinceramente la possibilità di conoscerlo veramente, perché non l'ho avuta la possibilità di conoscerlo veramente. Ho fatto solo quello che avevamo deciso di fare, quindi non ho avuto né il tempo né soprattutto la possibilità di conoscerlo per la persona che era. Fabio non voleva morire, si è difeso. Tutto perché? Per la vostra filosofia, vostra maledetta filosofia satanica. A voi non vi perdonerà neanche Satana in persona, perché avete tradito anche lui. Cosa devo dire? Ha ragione, perfettamente ragione, per cui non ho niente da dire, perché tutto quello che ha detto ha ragione, per cui non mi sento di dire niente, di contraddire niente di quello che ha detto, per cui questa qui è la realtà dei fatti, ha ragione, per cui è che in un certo senso chiuso qua dentro in un altro posto come questo tu sei perfettamente al sicuro, potrai continuare a riflettere e a pentirti comunque di quello che hai combinato, che avete combinato. Ho apprezzato molto l'operato di tuo padre e tua madre e credo che neanche loro meritavano di aver allevato un mostro, come dice tua madre. Nessuno meritava questo. Di questo sono consapevole, che nessuno lo meritava, anche per questo la decisione che ho preso di dire tutta quanta la verità comunque. Sono consapevole degli sbagli che ho commesso, delle atrocità che ho commesso comunque. Ho ritenuto che era giusto dire tutta quanta la verità. Ma la convinzione, la filosofia satanica, l'ideologia era talmente radicata in voi, cioè che avete deciso di fare quello che avete fatto senza neanche un attimo di ripensamento. Ma il tutto da che cosa è scaturito? Dalla passione per la musica metal che tratta argomenti estremi? Chi è che ci ha portato l'elemento satanico nel vostro gruppo? Ma questo non lo so, perché eravate tutti allo stesso livello. Io quando sono entrato era già... C'era già impostata qualcosa? Sì, era già impostato. Perché comunque ho creduto in quegli ideali, che sono sbagliati, perché sono ideali sbagliati. Però
appena sono entrato io ci ho creduto a questi ideali. Poi quando è passato il tempo comunque sono convinto che sono sbagliati, ideali totalmente sbagliati e negativi comunque. Però un'altra cosa su cui ti devo redarguire voi, dico te, guerrieri, Maccioni, cominciando da te, avete deciso di collaborare, di confessare, hai deciso di confessare dopo che sei stato arrestato. Voi per 6 anni e 3 mesi circa avevate rimosso completamente dalla vostra testa l'esecuzione di Fabio Chiara, perché altrimenti è possibile che in 6 anni e passa a voi non vi è venuto mai l'idea, il benché minimo rimorso, dici già facciamogli una telefonata anonima a quel povero disgraziato, come si dice in alcune intercettazioni telefoniche, perché voi sapevate che io stavo ancora cercando Fabio. Ma perché più che raccontarci subito dopo il fatto, poi non se ne è più parlato, non abbiamo più parlato tra di noi di quello che avevamo fatto. Qui non parlandone più era come convincerci che non era mai successo. E tutti lo sapevano. Non saprei come convincerlo, perché comunque uno può pensare che è giusto anche che pensi che non sia vero, perché è anche giusto pensarlo. Lui non saprei come convincerlo che io sono veramente pentito di quello che ho fatto. Comunque ti trovo un po' più meno ciotto, un po' più sciupato dell'altra volta. Cos'è? Mangi male qua dentro? No. Ti sta bene, ci sta abbastanza bene. Cioè sei protetto. Si sopravvive. Sei allevato. Non ti devi preoccupare per il futuro. Io ho quasi 60 anni, 59. Non so quanto il Padre Eterno mi darà da campare, mi darà da vivere. Ma se io ho la certezza che voi tutti quanti siete sotto chiave finché campo, credo che morirò soddisfatto. Cioè lo scopo della vita l'ho raggiunto. Perché elementi come voi sicuramente rimetterli in libertà sarebbero un pericolo pubblico e anche per voi stessi, perché uno che commette dei reati simili in quella maniera su quelle persone e che poi occulta tutto quanto, sicuramente non merita di essere lasciato in libertà. Senza scartare l'ipotesi che io prenda in considerazione la tua richiesta di perdono. Al momento è troppo prematuro. Per noi come se fosse che è successo a tutti in questi 2 anni qui, dal ritrovamento di Fabio. Pertanto io non odio e non ho rancore per nessuno, ma ripeto, disprezzo totalmente ciò che avete fatto. E pertanto non è opportuno, non lo penso neanche, di poter concedere il perdono né a te e né a chi che sia. Io capisco. E accetto anche questa cosa qui, perché comunque la capisco. Ecco, spero che tu mi abbia capito davvero fino in fondo,
perché adesso non hai più 20 anni, ne hai quasi 30. E sicuramente avrai tempo e modo di riflettere a lungo su questa cosa. D'accordo? Sì, d'accordo. Bene, io non ti do la mano perché non me la sento di stringere la mano che ha massacrato mio figlio. Non me la sento proprio. Perciò non te la do. Però ti lascio con in bocca al lupo. Grazie. A guarda caso, anche il cognome corrisponde a una bestia. Ma comunque credo proprio che sia il caso di chiudere. Abbiate pazienza. Grazie a tutti. Di nuovo in bocca al lupo. Medita, medita a lungo che hai tutto il tempo.